Grazie. Visto che siamo in pochi e visto che fuori c'è gente, magari se fate un metro avanti con le seggiole e riusciamo a far entrare anche le pochissime persone che riempiono questa splendida sala, visto che ci seguono in diretta, fate sentire a casa quanto siamo in pochi oggi pomeriggio a Genova. Con la Lega veniamoci in braccio, siamo una famiglia, non abbiamo paura di niente e di nessuno, anzi mi spiace, e il primo applauso lo dedico a loro, mi spiace che per garantire che noi e voi possiamo trovarci tranquillamente a parlare di futuro e di lavoro, siano impegnati decine di poliziotti e di carabinieri che dovrebbero fare altro e non essere qua e che ne sopportano di tutti i colori. Eh? Stamattina prima di venire qua sono passato alla stazione centrale di Milano perché mi hanno chiamato alcuni lavoratori della stazione centrale di Milano perché ci sono 150 clandestini che bivaccano in mezzo alla stazione con... Turisti e lavoratori che fanno lo slalom e passano in mezzo e questa è l'accoglienza. Ma hanno spiegato che questa è accoglienza, no? Questa è disumanità sia per quelle persone, per quei bambini che a piedi nudi raccolgono le cicche attaccate per terra, sia per gli italiani che devono convivere con questa realtà. Io penso che l'unico modo per aiutarli sia spendere i soldi che stiamo sbattendo via per un'operazione demenziale come la Mare Nostrum là. In Africa, quei soldi li usiamo per costruire strade, scuole, ospedali, negozi. Perché altrimenti. Ieri ero in Sardegna e c'era il pienone sia ad Alghero che a Cagliari. Erano un po' arrabbiati perché, già in una situazione turistica ed economica difficile, fra ieri e oggi sarebbero arrivati un centinaio di clandestini. E voi sapete dove lo Stato italiano li sistema in 5 agriturismi. Cioè oggi, mentre noi siamo qua, magari qualcuno di voi non si fa un giorno di vacanza da qualche mese o da qualche anno, persone che sono sbarcate settimana scorsa sono sparse fra Sassari, Oristano e Nuoro negli agriturismi. E un parlamentare del PD mi ha detto: però Salvini, non lamentarti perché d'altronde prendono solo 35 euro al giorno. Però visto che in un mese i giorni sono 30, 35 per 30 famiglie, io sono sicuro, temo, che in questa sala ci siano pensionati, cassi integrati o disoccupati che mille euro al mese purtroppo non li vedono. Io penso che lo Stato italiano sia razzista nei confronti dei suoi cittadini perché dà tutto a chi arriva da lontano e da poco a chi è qua. E mi sembra una follia. E mi sembra di questo parleremo domani a Pontida, vi do questa anticipazione. Siccome abbiamo i politici più strani del mondo, abbiamo un ministro dell'interno, che si dice di centrodestra, che settimana scorsa dice ci sono 600.000 immigrati pronti a partire, e quindi cosa fa? Cancella il reato di immigrazione clandestina. Eh, però, siccome qualche possibilità di scelta ancora ce l'abbiamo, noi da settimana prossima proviamo a ristabilire un po' di ordine. E quindi ci saranno in tutti gli 8.000 comuni italiani, anche in tutti i comuni della Liguria, i moduli per raccogliere le firme, per reintrodurre il reato di immigrazione clandestina, rimettere delle regole, dei paletti. Quindi, quindi ci sarà bisogno di voi. È uno spettacolo vedere come la Lega sta facendo quello che dovrebbero fare altri. Fuori ci sono i moduli per un altro referendum con cui stiamo cercando di fare quello che avrebbero dovuto fare i sindacati. Ovvero, cancellare una delle leggi più infami degli ultimi 50 anni, che porta, me il nome di una donna che dovrebbe aver vergogna a farsi vedere ancora in giro, la legge Fornero sulle pensioni, che ha rovinato milioni di italiani. Io vi chiedo di darmi la soddisfazione di andare in comune a firmare e di arrivare a 500.000 firme. Per andare a suonare il campanello di Matteo Renzi, gli metto gli scatoloni sul tavolo e 60 milioni di italiani voglio che vadano a votare a cancellare quella schifezza della legge Fornero, a restituire diritti, lavoro e pensioni agli italiani derubati da quella signora che purtroppo è ancora in giro in qualche televisione a pontificare e altro che centri sociali che protestano contro la Lega, io se ce l'avessi a portata di mano... Un dibattito pacifico e non violento, ovviamente un dibattito pacifico e non violento, perché noi siamo gente per bene, però la mia non violenza gandiana al cospetto della Fornero sarebbe messa a dura prova, eh. però me, alla fine forse riuscirei a resistere. Però appunto teoricamente dovrebbero essere i sindacati a difendere i lavoratori. Però purtroppo in Italia CGL e Cisle Will stanno sempre dall'altra parte della barricata e non dalla parte dei lavoratori. Vabbè, ci siamo abituati. Proposte, poi sull'euro dico due cose perché Claudio è più avanti di me. Proposte, domani a Pontida sarà una Pontida un po' diversa. Innanzitutto spero di trovare molti di voi, so che a partire da Genova ci si mettono le tre orette, però spero che ne valga la pena. Primo perché io l'ho vissuta per 25 anni da militante, a volte con gli stivali nel fango e domani per la prima volta dopo 25 anni la vivo da segretario e, e vi assicuro che non è facile, e vi assicuro che probabilmente tremeranno le gambe, tremerà la bocca, però essere segretario di una comunità straordinaria come la Lega è qualcosa che, per cui ringrazio Dio di aver avuto questa fortuna, questa possibilità, questo onore e questo onere e spero di potermelo meritare. Fino in fondo, e domani proveremo a parlare di futuro. Un giornalista mi ha chiesto: Che Pontida sarà la Pontida del lavoro? L'emergenza è il lavoro. Mi ha chiesto cosa pensa della riforma del Senato di Renzi. Chi se ne fotte? Non, qualcuno mangia pane e riforma del Senato? Qualcuno mangia pane e legge elettorale? Io ho la mail intasata di gente che cerca lavoro. Disperatamente dai 20 agli 80 anni qualsiasi lavoro. L'altro giorno ero alla 7, commentana da una candidata di sinistra della lista Tsipras. E già, già candidarsi sostenendo come presidente della Commissione europea un comunista greco ci vuole fantasia. però in democrazia, in democrazia, il PD. Sostiene Schulz, quindi anche lì ci vuole altrettanta fantasia. E purtroppo, lo devo dire a malincuore, eh, chi vota Berlusconi per le europee vota la Merkel. Perché vota il Partito Popolare Europeo, vota di là. Quindi... Però questa della lista Tsipras mi dice: però Salvini, rassegnati, perché in Europa c'è bisogno di altri 10 milioni di immigrati per fare i lavori che gli italiani non vogliono più fare quante volte l'avete sentita sta barzelletta non so se è solo io ho gente con due lauree che vorrebbe fare lo spazzino che vorrebbe pulire i bagni nelle stazioni ferroviarie fare la badante scaricare le cassette all'ortomercato con una richiesta piccolissima di essere pagato di non farlo gratis perché siamo in un periodo in cui hanno inventato il lavoro gratis, quello è volontariato. Tre euro all'ora della finta cooperativa è schiavismo, non è lavoro. Gli italiani sono disposti a fare qualsiasi tipo di lavoro pagati, non da schiavi. E l'immigrazione fa parte di un progetto che prevede milioni di nuovi schiavi a disposizione di qualche imprenditore furbetto che se lui dice no, io non posso lavorare sette giorni su sette, 365 giorni all'anno perché ho una famiglia, ho dei figli, ho una casa, ho una mia vita, se va bene è così, se non va bene aria, tanto fuori dalla porta ce ne sono mille di disperati che prendono il tuo posto, fa parte di un progetto, è per questo che quando diciamo difendiamo il lavoro, lo difendiamo per gli italiani, per gli stranieri per bene, però il lavoro, non lo schiavismo perché essere costretti a nascere, a consumare, a produrre, a crepare senza avere il tempo di guardarsi intorno non è vita. Io voglio che la gente abbia tempo anche per vivere, per pensare, per guardare in faccia i figli. Noi abbiamo fatto una proposta sugli asili nido. Io sfido Renzi sulle proposte concrete e morire che questo risponda. Fra i referendum noi ne abbiamo proposto uno che si propone di cancellare la legge Merlin per regolamentare togliere dalle strade, controllare e tassare la prostituzione. Non do giudizi morali, però è un lavoro che c'è da 2000 anni ed è l'unico lavoro esentasse. Abbiamo fatto due conti, la prostituzione è regolamentata e tassata in Svizzera, in Austria, in Germania, in Olanda, non è che abbiamo inventato... In Germania portano a casa 4 miliardi di euro. Controllando e tassando e ripulendo e togliendo alle mafie il controllo della prostituzione. Voi sapete quanto costerebbe mandare all'asilo nido gratis i bimbi in tutta Italia? Non so quanto costi a Genova l'asilo nido. A Milano a Milano il nido costa in media 500 euro al mese. 500. E capisci che se hai uno stipendio di 1000 euro e la metà te la giochi per mandare il bimbo al nido, poi mi dicono gli italiani non fanno più figli. E eh, ho capito, perché fanno due conti. C'è la mentalità che dice io faccio due, tre, quattro, cinque, sei figli, tanto poi qualcuno ci pensa, e invece c'è la mentalità nostra di chi dice un attimo, aspetta. Ebbene, mandare all'asilo nido gratis in tutta Italia, da Bolzano a Catania, i 200.000 bimbi che vanno al nido costerebbe un miliardo di euro all'anno. Io chiedo a voi se è più normale far pagare le tasse alle prostitute e mandare i bimbi al nido gratis o il contrario. Se lo ritenete normale, da lunedì portate i vostri amici, le mamme, i papà e i nonni nei vostri comuni a firmare perché se tassiamo la prostituzione quei soldi li giriamo alle famiglie, quelle, quelle che hanno bisogno, quelle che credono nel futuro. E quindi è un esempio di come. Di come preferisco fare proposte che non, che non proteste. E poi l'euro. Noi siamo partiti quasi per scommessa e cioè, ci davano dei matti. L'euro non si tocca, non si può. Se esci dall'euro è un disastro. Se esci dall'euro non trovi più parcheggio. Se esci dall'euro ti cadono i capelli. Se esci dall'euro il Milan non vince più. Tutto, se esci tutte, se esci dall'euro la focaccia col formaggio perde il formaggio, tutto, ho sentito le cose più poi entravi nel merito, ma scusa perché? Perché non si può, nulla è irreversibile. Il Presidente della Banca Centrale Europea Draghi ha detto l'euro è irreversibile. Nella vita c'è una cosa irreversibile che è la fine. Tutto il resto, tutto, ma proprio tutto. Tutto è discutibile e ridiscutibile, soprattutto se ti accorgi che non funziona. L'euro ce l'abbiamo in tasca da 12 anni. Se uno ha la tosse da 12 anni e prende lo stesso antibiotico da 12 anni e dopo 12 anni la tosse non solo non è passata, ma si è aggravata, può andare avanti a prendere lo stesso sciroppo, perché il medico gli dice fidati, è quello, ma io sto male. No, 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 no lascia stare, perché se non lo prendi è peggio. A me, sembra no, a me sembra che ci sia tanta disoccupazione, ma ah, lascia stare. A me sembra che nel mio negozio non entri più nessuno. Ah, no, è a me sembra che stiano chiudendo tutte le fabbriche. A me sembra che ci sia il lavoro interinale, interinale, 3 euro, 3 mesi, 2 mesi. No, è non si può. Perché? Perché non si può? E siamo andati a leggere due numeri, poi la lascio a Claudio Borghi. È già successo quello che stiamo vivendo oggi. Vi ricordate vent'anni fa, il 92, io avevo le braghe corte, qualcuno magari se lo ricorda meglio di me, vi ricordate che nell'estate del 92 non si chiamava euro, si chiamava SME, era la stessa moneta unica, stessa solfa, perché la moneta piccola e brutta è una roba da sfigati, la lira brutta, puzzolente, non va bene, dobbiamo avere una moneta grossa, pesante, forte, senza tanti zeri, sai che brutto mille lire c'erano tre zeri, sai invece un euro, Ciumbia. Con un euro ci compro una cifra di robe, con mille lire invece ero un po' un barbone. Quando dovevo cambiare, andare in vacanza in Germania, cambi la lira col Marco. Dice: Meglio la moneta forte. 92 si chiamava SME, non era l'euro, era il pre-euro SME. E anche lì non si può uscire. Però l'economia va male. Quindi cosa succede? Di notte entrano nel vostro conto corrente e vi fottono 6 per mille. Perché bisogna salvare il monetone? Non è bello, non so in quanti altri stati del mondo, retroattivamente uno ti entri di notte sul conto corrente, ti porti via il 6 per 1000, però serviva a salvare il monetone. Non basta, e allora cosa fanno? Tassa sulla casa, vi ricorda qualcosa? Tassa sul medico di famiglia, abolizione della scala mobile, allungamento dell'età pensionabile, vi ricorda qualcosa? patrimoniale sulle società vi ricordo qualcosa? è servito? no, questo lo fanno a luglio a settembre cosa succede? salta il monetone perché non ha senso, perché non sta insieme se, se il Milan ha una difesa che fa schifo anche se l'arbitro ti aiuta, non vinci tu puoi tartassare i cittadini, ma se la moneta non ha senso perché è sbagliata per la nostra economia, salta saltò la monetona Cosa succede nel 93, nel 94, nel 95, nel 96? E sul libricino ci sono tutti i numeri, perché in politica si possono promettere le cose più varie ed eventuali, però i numeri sono numeri. Nel 93 c'è il boom, per il primo anno dopo degli anni in negativo vendiamo a tutto il mondo 30 mila miliardi di lire in più rispetto a quello che compriamo. Cioè, siamo noi a vendere in Germania, a vendere in Cina, a vendere negli Stati Uniti con la nostra monetina piccola, brutta e puzzolente vendiamo 30.000 miliardi in più. Uno dice ti va bene il primo anno, il secondo anno boom, ti stancano. Secondo anno il più 30.000 diventa più 35.000. Il terzo anno il più 35.000 diventa più 44 mila Cioè ogni anno con una moneta giusta per l'economia ligure era conveniente venire in vacanza qua. Era conveniente comprare i prodotti agricoli qua. Era conveniente comprare le macchine italiane, i frigoriferi italiani, i televisori italiani, le scarpe italiane, le magliette italiane, perché hai un prezzo giusto, non il monetone. Una moneta più giusta ti fa vendere e sono i soldi che i nostri papà misero via sul conto corrente, magari qualche milanese per comprarsi il monolocale in Liguria che adesso sei costretto a svendere. Mentre fino a vent'anni fa si accumulava sacrificandosi per lasciare ai figli qualcosa, adesso è il contrario. Adesso, sacrificandoti anche più di allora, devi mettere mano a quello che hai messo via per vent'anni, ma non per, per chiudere in pareggio. Ho sentito l'associazione commercianti. Eh, tu puoi avere la moneta più bella del mondo, ma se nel tuo negozio non entra nessuno, abbiamo l'inflazione bassa che bello ma se non vendo manco un paio di scarpe chi se ne fotte abbiamo la stabilità finanziaria che bello ma se non vengo manco un paio di scarpe a me è della stabilità finanziaria e dello spread qualcuno di voi sta godendo dello spread basso se uno è disoccupato lo spread può essere a mille a sette milioni o a meno 35 ma se non hai stipendio il tuo fattore d'acquisto è zero L'euro vale come la rupia o come qualsiasi altra moneta, il problema è che siamo noi al servizio di una moneta, la cosa incredibile di cui mi sono reso conto, in ritardo, in ritardo, potevamo accorgercene prima, indubbiamente sì, onore al merito a uno che da vent'anni diceva occhio che questa Europa mi puzza di fregatura», e quel qualcuno le cui frasi sono riportate chi, lì si chiama Umberto Bossi, non altri. E quindi c'è scritto nero su bianco, c'è scritto perché c'era un buon tempone che nel 2002 diceva con l'euro lavoreremo un giorno in meno e guadagneremo per un giorno in più. E bastava guardarlo in faccia, perché uno che guarda in faccia Prodi dice Madonna. Mia, però questo ha fatto il Presidente del Consiglio, questo ha fatto il Presidente della Commissione europea, questo ha governato 500 milioni di europei, il che vuol dire che chiunque di voi in questa sala può ambire a fare almeno altrettanto, e ha rischiato di fare il Presidente della Repubblica. Questo non è Presidente della Repubblica solo perché a sinistra si sono pugnalati alle spalle, altrimenti oggi noi avevamo la coppiata Pro di Renzi e a quel punto facevamo noi gli scafisti per partire dal Mar Ligure e andare in Libia, perché probabilmente è, è meglio così, è meglio così. Però la nostra scommessa con gli errori della Lega, domani ogni tanto me lo chiedo in televisione, però la Lega ha fatto degli errori. Sì, sì, assolutamente. Anch'io ho fatto degli errori. Probabilmente pensano che di solito il politico di fronte a questa domanda, no però insomma è stata colpa sua perché Berlusconi, perché Prodi, perché Fini, perché la Menona, ma la Lega ha fatto degli errori. Sì, confesso, abbiamo fatto degli errori e dirò una cosa ancora più grave, molto probabilmente faremo degli altri errori, perché solo Gesù Cristo e Renzi non sbagliano mai. Gli altri, gli altri chi fa? L'importante è far tesoro degli errori compiuti e cercare di non ricommetterli. Però gli errori che farò e che faremo, li faremo in buona fede per la nostra, per la nostra gente. E io sono straconvinto che una moneta più giusta faccia ripartire il lavoro. Perché se io combattessi per cambiare moneta, per peggiorare la situazione, sarei un cretino. Ho un figlio di 11 anni, cioè io da segretario di un partito faccio una battaglia contro l'euro per raccattare 5 voti e poi lasciare in mutande mio figlio. No sarei un demente la anzi quando siamo partiti nella battaglia basta euro mi dicevano non così forte perché si rischia di perdere voti la gente si spaventa però se io vedo là nell'angolo che inizia a bruciare qualcosa o faccio finta di niente non dico niente a me sembra che là stia bruciando qualcosa non sta, non sta bruciando niente è un, è un esempio però se lo vedo non è che sto zitto perché voi vi spaventate, ve ne andate e non mi votate. Prima salvare la pelle. Se brucia, brucia, sospendiamo l'incontro e andiamo in piazza. E poi lo rifacciamo. Primo un vivere. Se il tetto della casa mi sta crollando sopra la testa nel nome dell'euro, che è una moneta folle, prima dico attenzione: uno si spaventa, può essere, ma preferisco uno che si spaventa e si salva a uno che è lì tranquillotto. Una nave che affonda e dice però non mi butto perché ho appena mangiato l'acqua è fredda. E quindi preferisco stare quieto, a stomaco pieno, sul ponte a vedere cosa succede, andare giù, perché se mi butto magari mi becco l'influenza. Io rischio l'influenza. E, e poi è questo. C'è una casa che brucia, c'è un inquilino contentissimo, che è la Germania, e badate. La nostra non è una battaglia contro la Germania e contro la Merkel, anzi io invidio i tedeschi e la Merkel, perché la Merkel fa gli interessi dei tedeschi, sono i politici italiani che non fanno gli interessi dei cittadini italiani. Quindi il problema non è Italia-Germania 4 a 3 con gol di Rivera, il problema è... Loro ci hanno straguadagnato, Claudio ricorda, 200 miliardi all'anno in più di euro. Di quasi 2000 di... Questi dall'inizio dell'euro hanno guadagnato 2 mila miliardi di euro. Fra vendite e acquisti. Oh, giù il cappello. Cioè loro l'hanno vista giusta, era tutto scritto. Siamo noi, pirla. Sono mica loro gli infami. Eh, eh, io al posto loro avrei fatto lo stesso. Anzi, se gli italiani... Ci godono e parlano ancora, e eh, la patrimoniale, la riforma delle pensioni, e eh, chiudiamo gli ospedali. Ebbè, bisogna chiudere gli ospedali in Liguria. L'euro è una moneta sbagliata, e allora cosa facciamo? Chiudiamo gli ospedali in Liguria. Come? C'ho un euro che mi ammazza, chiudo gli ospedali, taglio i servizi alla mia. Chiudiamo il porto, chiudiamo la Bombardiera a Vado Ligure, chiudiamo l'Agnesia Imperia, chiudiamo la Piaggio a Chia. Chiudiamo. Poi, quando hai finito, le cose da chiudere. Ti rimane da vendere. Poi è finito, vendi Portofino, vendi San Fruttuoso, vendi la lanterna, il palazzo, però poi a tuo figlio hai lasciato zero. zero, tuo figlio chiederà il permesso al tedesco, al cinese di turno che si è comprato il palazzo, posso entrare nel palazzo della mia città a vederlo? Sì, no, dipende. Io non voglio lasciare qua il deserto, la nostra è una battaglia... Che Non finisce il 25 maggio, anzi, che comincia il 25 maggio, perché a differenza del passato, vi chiedo questo: in questi 20 giorni che mancano, ovunque voi viviate, a Genova, Spezia, Ventimiglia, il nemico da sconfiggere è il non si può. Il 25 maggio si può, anche perché per la prima volta nella storia andiamo a Bruxelles non da soli, cioè chi, chi voterà Lega scrivendo una, due o tre preferenze, manda a Bruxelles qualcuno che non è da solo. Io fino adesso, noi eravamo 30 su 740. I cosiddetti euroscettici, quelli che dicevano no ai 10 miliardi alla Turchia, no agli accordi con la Cina, no ai regali al Marocco, no, i no, post, no al, alle iniziative contro i balneari della Liguria, no alle iniziative contro la pesca in Liguria, eravamo 30 su 740. Capisci che 30 su 740 qualche battaglia la vinci, a Genova ad esempio a sede l'Associazione Italiana Celiachia con cui abbiamo fatto una battaglia che è durata tre anni per difendere i diritti alla salute dei celiaci che rischiavano di finire in mano alle multinazionali, però vinci una battaglia ne perdi 10, 30 su 740 alzi la mano in 30, gli altri 700 ti spernacchiano, tutti da destra a sinistra, tutti socialisti, comunisti, democristiani, tutti. Sto giro non è così, perché i sondaggi dicono che in tutta Europa la gente si sta svegliando in Austria, in Olanda, in Svezia, in Inghilterra, in Francia. Io sono felice di aver fatto un accordo con una donna con le palle come Marine Le Pen perché andiamo su e gli facciamo vedere i sorci verdi. Perché sto giro non andiamo su in 30 su 740, sto giro rischiamo, rischiamo di andare su in 200. E se in 30 riuscivamo a fare un discreto casino e a dire i no o a dire i sì quando era necessario, in 200 eh, devono passare sui nostri corpi. Stanno lì la notte a dormire prima di danneggiare la Liguria, la Francia, la Lombardia, l'Italia. Gliele facciamo passare brutte in 200. E quindi cambia la musica, non solo sull'economia. E vado a chiudere. Perché la moneta unica crea fame e disoccupazione, che è l'emergenza. E quindi a Pontida io domani parlerò di lavoro e di futuro, perché senza lavoro in casa non c'è serenità, non c'è dignità, non si dorme, non si esce. Mi dicono, ecco, i difensori dell'euro dicono però con l'euro andare in vacanza costa meno. O oh, coglione, ma chi è che va in vacanza? Adesso qu quanti hanno il problema di andare in vacanza? Eh ma non cambio più la moneta. Ben risultato, sei disoccupato e non devi cambiare la moneta, nel senso che in tasca non hai niente, però se ce l'avessi sarebbe una moneta uguale all'altra. Non ce l'hai, però è, è questo, cioè sono, sono a dire questo. Eh, che... Però la moneta unica è l'anticamera del pensiero unico, che è la cosa che mi fa più paura, perché in Europa ci hanno spiegato in questi anni che dobbiamo fare le cose grandi, tutti uguali e tutti insieme. Quindi i grandi centri commerciali, i negozi, che palle questi piccoli negozi, brutti, piccoli negozi, costosi, poi c'è il commerciante antipatico. Vuoi mettere con un grande centro commerciale, i piccoli cinema, il grande cinema, tutto in gra il piccolo campo de dell'agricoltore, il grande campo, tutto in quantità, tutto grande, come la pubblicità, come quello del pennello grande, ci vuole tutto grande, facciamo le cose grandi. Però la quantità non fa rima con qualità e io sono terrorizzato dall'idea che ci vogliano imporre come vive, tutti con la stessa maglietta, tutti a vedere lo stesso programma televisivo possibilmente idiota, tutti ad ascoltare la stessa musica possibilmente prodotta da una multinazionale americana, tutti a mettere lo stesso paio di scarpe non prodotto in Italia, tutti a comprare lo stesso frigorifero non prodotto in Italia, tutti a mangiare la stessa focaccia prodotta in Romania perché costa meno, poi portata a Genova. Io ieri ero in Sardegna mi è caduto un mito, io quando vado in Sardegna mangio il maialino mi ha detto: ma tu pensi di mangiare qualcosa di sardo? L'80% dei porcellini che si mangiano in Sardegna arrivano dall'Olanda. Cioè il turista scemo medio, io, vado a mangiare il porceddu che parla olandese, perché le normative europee rendono più costoso, pensate alla follia dell'Europa. La Sardegna ha un patrimonio che è una terra enorme, sconfinata. Sono un milione e mezzo di persone e hanno un patrimonio di, di terra, di foresta, spettacolare. Costa di meno, con le normative europee, e, e la, la 626, e la e la finanza, e l'ispettorato del lavoro, e la fossa biologica, e i fumi, e le puzze, e il risparmio energetico. Costa di meno far arrivare i maiali da Rotterdam a Sassari che non dar lavoro a dei sardi che sono al 30% di disoccupazione, per mangiarle a costa di meno lo yogurt austriaco, dello yogurt italiano. Eh, il Parlamento europeo ha votato col voto contrario della Lega e col voto a favore di PD e Forza Italia l'accordo per il libero scambio della frutta e della verdura col Marocco e quindi le arance siciliane via costano di meno, è chiaro, là la gente la paghi. Due pacche sulla spalla, però io voglio mangiare, bere, consumare, respirare, annusare. Le identità sono qualcosa che una volta che perdi non tornano più. Le lingue, ma che patrimonio storico e di cultura ha Genova? Io sono stato la settimana scorsa, mi sono ritagliato un'ora nel mio pomeriggio sono andato a vedere un capolavoro che è il cimitero di Staglieno. Ma come è ridotto il cimitero di Staglieno? Ma dov'è il comune di Genova? Ma dov'è il sindaco di Genova? Ma dov'è l'amministrazione di Genova? Cioè, non ho... Quelle sono le nostre ricchezze, non le aziende costruite in mezzo al nulla in Calabria. Queste sono le nostre ricchezze, che si compreranno, ma vendiamolo, sto... non siamo in grado di mantenere, costa troppo. Vendiamo il cimitero di Stalino, vendiamo la nostra storia, vendiamo la nostra lingua, vendiamo il passato e quindi se vendi il passato però vendi il futuro perché il futuro parla un'altra lingua. Quindi è una battaglia di civiltà. A me piacciono le diversità. Io adoro le diversità, io adoro la mia lingua come il Salentino, i profumi, la cucina, la musica e, e mi terrifica il tutti uguali e tutti a fare la stessa cosa perché questa è la legge del mercato. Chi se ne frega della legge del mercato? E quindi ce la stiamo mettendo tutta e quindi sono felice di quello che stiamo riuscendo a fare, di una Lega che è tornata a correre, a sperare, a essere viva. Ai gazebo c'è la fila, c'è la gente che ci chiede dove siete. Venite, pensate, io settimana prossima faccio un tour che mai nella vita di leghista avrei pensato di fare. Lunedì mattina prendo l'aereo a Milano, arrivo a Catania, vado sulla spiaggia di Augusta dove sbarcano migliaia di clandestini, poi vado a Mineo dove la gente ha paura a uscire di casa perché se esce di casa trova in salotto tre clandestini che poi è difficile cacciar via, poi mi... perché ci hanno chiamato dalla Sicilia, perché dicono gli altri non vengono. È normale che la Lega Nord per l'indipendenza della Padania vada in spiaggia ad Augusta? E lo faccio volentieri, e lo faccio stravolentieri, perché se servo va bene così, va bene così. E poi prendo il mitico traghetto sullo stretto in attesa che facciano il ponte, fra 6.000 anni intanto c'è il traghetto, salgo alla Lamezia Terme e poi, il giorno dopo, Napoli, Salerno, Avellino, Taranto e Bari, e il giorno dopo ancora tutto il Lazio. Perché le buone idee le ha gente di buona volontà? C'è a Genova, c'è a Treviso, c'è a Cuneo e c'è a Taranto. E quindi la battaglia contro l'euro, che è una moneta idiota, la battaglia contro l'immigrazione clandestina. La battaglia perché le parole abbiano un senso. Domani sul palco a Pontida, chi verrà vedrà una cosa bella spero, altrimenti spero che lo guardiate in televisione. Sul palco non ci saranno deputati e senatori, ma ci saranno un centinaio di mamme con i loro bimbi. Con la maglietta con scritto: Io sono una mamma e non un genitore 1 o un genitore 2. Perché? Perché la mamma è la mamma e il papà è il papà. perché senza la mamma e senza il papà però non per tutti è scontato, attenzione non sto dando un giudizio morale, eh, lungi da me, ognuno in casa sua fa quello che vuole, ma settimana scorsa ho litigato io ero a 1 mattina su Rai 1 con uno non di sinistra, ma con uno di Forza Italia, con Cecchi Paone che e questo si era alzato male probabilmente e perché si parlava di genitori separati, io ho presentato una bella cosa che abbiamo fatto come Regione Lombardia, non che faremo. Come Lega sono contento quando posso dire abbiamo fatto, non faremo, promettiamo, diamo i soldi, 80 euro, 6.000 euro, il cibo per i cani, abbiamo fatto. Regione Lombardia, con tutto io ho un cane, eh, però se devo scegliere le priorità il cibo lo do al pensionato e poi anche... Al cane, ma questo è da padrone di cane. Abbiamo dato 400 euro al mese a 1000 per l'esattezza 851, ecco, voglio essere preciso. Eh, mamma e papà separati o divorziati con dei bimbi a carico, perché dopo separazione e divorzio, spesso e volentieri è la fine. C'è la miseria, perdi il lavoro, perdi figli, perdi speranza. E noi abbiamo dato come Regione Lombardia un budget 400 euro a 851 mamme e papà separati o divorziati con dei bimbi. E abbiamo messo però una norma, noi leghisti, brutti e cattivi, che per avere quei 400 euro devi essere residente in Regione Lombardia da almeno 5 anni. Se sei arrivato l'altro ieri, aspetti 5 anni e poi fra 5 anni ne riparliamo. Perché prima i soldi li do e c'era sto Cecchi Paone che era... Era isterico perché urlava, voi discriminate, cioè invece di dire, vabbè, 851 famiglie hanno respirato. Certo, non sono un milione di famiglie, però in questa sala, è come se ci fossero 851 persone che per cui 400 euro al mese possono fare qualcosa. Voi discriminate perché dal contributo avete escluso i genitori gay. Io ho fatto il liceo classico. Per divorziare il prerequisito è sposarti, perché divorziare senza sposarti è difficile. E per essere genitore, non la Lega ma il buon Dio ha deciso che dovessero incrociarsi, almeno per un quarto d'ora, un uomo e una donna, perché altrimenti è tutto molto più difficile. E c'è gente che invece... Non capisco come avrei potuto non discriminare. Però qualcuno mi dice che il futuro è quello bello, con tre papà, sette mamme, otto nonne, sei zie. E, e a Milano Pisapia vuole fare la grande moschea. E la richiesta della grande moschea l'ha avanzata tal Piccardo, che è figlio di tal altro Piccardo, che voi conoscete, che ha chiesto il riconoscimento del matrimonio di rito islamico. E io non sapevo cosa fosse, come molti di voi. Sarà un modo di celebrare le nozze diverso però chi se ne frega paese vai a che vai usanza che trovi ognuno si sposa come vuole no piccolissimo problema Il matrimonio di rito islamico prevede che ogni, don, ogni uomo possa avere quattro mogli quindi quattro divorzi quindi quattro contributi per i genitori separati ma soprattutto chiede il ricongiungimento familiare 32 nonni 72 zii e 37 cugini il brutto è che però l'uomo può avere quattro mogli, ma la moglie può avere un solo marito, perché c'è una certa subcultura per cui la donna vale un quarto rispetto all'uomo ed è un pensiero demenziale. E le femministe italiane dove sono quando qualche islamico dice delle castronerie del genere, dove sono le indignate, le femen, la, la, la camusso, cioè vabbè ah lasciam perdere quindi io ho detto che il mio non è un problema religioso ma fino a che certa gente non riconosce i diritti umani e la parità di diritti fra uomo e donna io non solo non gli do la grande moschea ma non gli do neanche 20 cm quadri la sua moschea se la fa a casa sua nel suo giardino non, non in casa mia a meno che non riconosca che siamo tutti uguali siamo tutti uguali ognuno davanti al suo dio sono cose normali e la cosa che mi spaventa è che Idee non particolarmente intelligenti, proposte non particolarmente intelligenti, abbiamo parlato di asili nido, abbiamo parlato di prostituzione, di lavoro, di migrazione, di moneta, di futuro, di scuola, sono cose mediamente intelligenti che in Italia strappano l'applauso. È preoccupante se delle cose mediamente di buon senso portano un applauso, vuol dire che stiamo vivendo un mondo al contrario. E quindi il 25 maggio si può raddrizzare la barca, sì, ne sono straconvinto, più incontro gente, ah, anche il vicino di casa traditore che sta al quarto piano me l'ha confessato, Salvini l'anno scorso non ho votato Lega, cazzo, volevo scendere, volevo scendere dalla scelta, l'anno scorso litigavate, c'era casino, lì non si capiva niente, Belsito, il Trota, lì Pum Pim e la Spigola e quindi l'anno scorso non ce l'ho fatta. E uno ha votato Grillo, l'altro Berlusconi, l'altro non è andato a votare, per carità di Dio, se uno fa qualche errore è giusto che venga punito. Stanno tornando tutti, c'è una marea di gente, soprattutto di centrodestra, ma di centrodestra vero, per cui la famiglia è quella, per cui l'immigrazione non può essere un diritto a far casino indistintamente. Per cui lo svuotacarceri è una porcata e se ti arrestano stai in galera, non è che non c'è più spazio in galera. Hanno depenalizzato la settimana scorsa lo spaccio. Lo spaccio, se spacci non vai in galera, ma che roba è? Ma che legge è? Che se spacci non vai in galera perché non c'è posto e arrestano gli indipendentisti che sono andati a trovare in carcere a Verona, fra cui una, una signora, una signora, lo spacciatore no. C'era in galera Montorio Veronese, una pericolosa terrorista, io sono andata a incontrarla, una nonna di 67 anni in galera. Qualcuno qua ha 67 anni? Via, portate via la signora, perché è potenzialmente pericolosa anche lei. Se poi è qua dentro in questo covo, sicuramente la pensa male su qualcosa, non so, magari aspira alla libertà, aspira a una sua moneta. Non vuole l'immigrazione di massa, via, arrestatela, perché sono idee che all'Europa non piacciono. All'Europa piace il grande mercato, tutti fratelli, tutti uguali, tutti a 90 e, e almeno lasciateci lamentare, almeno almeno il diritto al lamento. Basta. Ho finito e ho girato tanta Liguria, ho fatto Sanremo, ho fatto Albenga, ho fatto Vado Ligure, farò Recco, Chiavari, Rapallo, Spezia. Eh, non è detto che la Liguria debba rimanere rossa per sempre, non sta scritto sui libri di storia. Niente è irreversibile. Se non è irreversibile l'euro vuoi che sia irreversibile Burlando? No, non, eh, non tutto e soprattutto Genova che ha il centro storico più bello del mondo. Il centro storico di Genova, se ci si potesse passeggiare, sarebbe il centro storico più bello del mondo. Io ve lo prop... anzi ve la butto lì dopo le elezioni europee, siccome noi siamo gente che non ha nulla di cui vergognarsi, pacifici, mai fatto del male a nessuno, mai torto un cappello a nessuno, mai lanciato una pietra, un bastone, una spranga. Domani a Pontida saremo tutti col volto coperto. Quelli che arrivano a manifestare. Coi caschi e coi bastoni. Mm. Io al convegno sull'euro non ho ancora trovato anziani coi caschi e i bastoni. Ho trovato gente normale. Io ve la butto lì siccome da milanese sto combattendo per la mia città e però Genova me la sento, me la sento un, po', un po' anche mia, egoisticamente. Dopo le elezioni, prima vinciamo le elezioni. Prima vi chiedo di portare una marea di voti sulla croce della Lega ma non per eleggere un euro o due euro parlamentari in più, non me ne frega niente, in ballo non ci sono due euro parlamentari, in ballo c'è un'altra Europa che riguarda i nostri figli, quindi è qualcosa di più di due euro parlamentari, in ballo c'è il futuro dei nostri figli, però dopo aver vinto le elezioni io voglio tornare a Genova alla luce, a volto scoperto, sorridenti, però voglio fare un bel corteo di gente per bene per le vie del centro di Genova, tutte le vie del centro di Genova. Tutte, caruggio per Carugio, via per via, perché Genova è della gente per bene, è delle ragazze, è delle donne, è dei bambini, non degli spacciatori, non dei centri sociali e non dei rompicoglioni. Quelli devono stare da un'altra parte e non a Genova. Riprendiamoci le nostre città. Viva la Lega, viva la Liguria e grazie a tutti. Vi aspetto domani per una bellissima pontina.